fortuna stai bene. Eccoti. Te ne sei andata tutta di corsa. Hanno assalito mia nonna. Qualcuno mi ha riconosciuta nella sala dello spinato e l'ha trovata. In che senso? Sta bene? Per fortuna sta bene, però sono andati a casa sua, a casa nostra. Credevano che avessi inviato lì l'uovo. Ha detto che hanno rivoltato tutto il posto per cercarlo. Gridavano che li abbiamo rovinati. Poppy, mi dispiace. Meno male che sta bene. Non avremmo mai potuto prevederlo. Avrei dovuto immaginarlo. Ho sottovalutato i bracconieri. E ora un'altra creatura è in pericolo. In che senso? Pur di non andarsene a mani vuote, i bracconieri hanno preso i preziosissimi diari che nonna ha scoperto quando studiava gli animali rari. Uno di loro conteneva delle teorie sul nascondiglio segreto dei Bulcini, da tempo ritenuti estinti. Esattamente che tipo di essere è il Bulcino? È un piccolo uccello dalle piume dorate. È incredibile. Ha ali rotanti che gli permettono di scattare rapidamente in ogni direzione. In effetti, il boccino d'oro del Quidditch si basa sul Bulcino. Secoli fa veniva barbaramente usato come palla. Perché i Bulcini sono preziosi per i bracconieri? I Bulcini potrebbero far guadagnare loro più soldi dei combattimenti coi draghi. Le piume e gli occhi del Bulcino d'oro sono preziosissimi. Per questo si riteneva estinto. La stirpe magica ha dato la caccia a ogni singolo esemplare. Se i bracconieri li trovassero, non oso immaginare al modo orribile in cui li alleverebbero per profitto. Dove sarebbero nascosti questi Bulcini, in teoria? Nonna dice che i diari erano un po' criptici, il che è un bene. Magari i bracconieri sono troppo stupidi per trovare i Bulcini. Da quel che ricorda, nei diari c'era scritto solo che la chiave per trovarli era la luce lunare. Nonna crede che questo restringa il campo a pochi luoghi. Immagino che non permetterai ai bracconieri di avvicinarsi ai Bulcini. Nonna vuole che ne resti fuori. Ma è devastata l'idea che i bracconieri possano dare la caccia ai Bulcini, se esistono ancora. Quando abbiamo salvato il drago, avevamo il fattore sorpresa. Ora invece i bracconieri ci staranno aspettando. Ci servono alleati. Qualcuno che odi i bracconieri al punto di aiutarci, che abbia a cuore gli animali come noi. Per la barba di Merlino, sei un genio! I centauri vorranno proteggere i Bulcini a ogni costo! Direi che dobbiamo andare a parlare coi centauri. Dobbiamo approcciarli con molta cautela. La tensione fra noi è molto alta. Comunque, forse sono la nostra sola speranza. Fammici pensare. Non appena avrò un piano, te lo farò sapere. Chissà chi ci viveva qui. Allora, andiamo a fermare Harlow? Farò tutto ciò che sarà necessario per farla pagare ad Harlow. So che hai un piano. Dobbiamo raccogliere informazioni dagli amici del signor Beagle menzionati da Archie e dalla signora Beagle. Agabus Filbert, Otto Dibble e i coniugi Rabe. Va bene. Tu parla con ciascuno di loro. Io invece mi dirigo alla testa di porco. Ho visto alcuni Ashwinder dirigersi laggiù. Inoltre, mia madre non si avvicinerebbe mai alla testa di porco. Così è improbabile che venga a sapere delle mie attività. Se invece mi aggirassi per il villaggio, mi scoprirebbe. Dove si trovano questi amici? Non so del signor Rabe, ma sua moglie Daisy è spesso a Hogsmeade. E anche Agabus Filbert. Per quanto riguarda Otto Dibble, lavora da Stracci & Sons. Cercalo là. Che
Che tipo di informazioni devo ottenere da queste persone? Potrebbero sapere quali prove avesse il signor Beagle contro Arlo, o potrebbero avere loro stessi delle prove. Dobbiamo farci dire tutto quello che sanno. D'accordo, parlerò con loro. Spero di scoprire qualcosa. Sapevo di poter contare su di te. Dobbiamo sapere come Rookwood e Arlo li stanno ricattando. Ci rivediamo qui dopo che avrai parlato con loro. Spero di potermi muovere un po' più liberamente per quando tornerai. La signora Rape dovrebbe essere qui nei paraggi. Ah, Isco, che ho fatto? Signora Rape, possiamo parlare di Theophilus Harlow? La signora Beagle è mia amica e sto cercando di recuperare delle prove contro di lui. Povera Joanna. E il piccolo Archie. Ora Arlo si è preso pure il mio Isco. In che senso? Perché mai? Lavoro come guardia alla Gringot e mio marito fa lo spezza incantesimi per loro. Arlo mi contattò per aiutarlo a estorcere ai miei colleghi una serie di tesori delle camere blindate. E lei ha rifiutato? Certo che sì. Più volte. Pensavo rinunciassero. Fino a che una notte non sono rientrata a casa e mio marito non c'era. Solo un biglietto appeso alla porta con un coltello. Il biglietto diceva che avevo pochi giorni per rivalutare l'idea di aiutarli con alcuni problemi finanziari e che mio marito avrebbe apprezzato la mia celerità. Ma non posso dare a darlo quello che vuole. E sarà il mio Isco a pagarne le conseguenze. Perché Arlo non ha ricattato suo marito? Il lavoro di Isco è ancora più lontano dalle camere blindate del mio. Viaggia per il mondo per conto della banca. Non può nulla per Arlo. Sono io che sto in banca tutto il giorno. Cosa che evidentemente mi rende un ottimo bersaglio per un'estorsione. Dopo il rapimento di suo marito ha aiutato Arlo? No, sono molto preoccupata per Isco. Ma non vorrebbe mai che compromettessi la mia integrità. Inoltre, la sua astuzia è incommensurabile. Detto questo, credevo che ormai sarebbe riuscito a fuggire. E ho paura di scoprire cosa gliel'ha impedito. È certa che il messaggio indichi che suo marito è stato rapito? Cos'altro potrebbe significare? Inoltre, quando sono rientrata a casa ho trovato tutte le margherite in giardino calpestate. Forse suonerà sciocco, ma erano l'orgoglio e la gioia di Isco. Non lo avrebbe mai permesso. Grazie, signora Rape. Nonostante sia inquietante, sapere fino a che punto potrebbe arrivare Arlo è utile. Il signor Beagle ha tentato di aiutarci, ma ora è scomparso. Non so più cosa fare. Farò tutto il possibile per trovare delle prove contro Arlo. Bene. Ecco il biglietto che ho ricevuto. Devi fare molta attenzione. Non devi metterti in pericolo. Una prova. Meglio conservarla. Grazie. Rebellion! Spero non sia troppo tardi. Ora devo trovare gli altri due amici del signor Beagle. Otto Dibble lavora da Stracci & Sons. Dovrei provare lì. Ti prego, dimmi che non l'ha preso lui. Deve essere qui. Signor Dibble, posso parlarle? Riguarda Theophilus Harlow. Non ho niente da dire su di lui. Posso proporti una cravatta di ottima fattura? Per favore, voglio dare una mano. Ho parlato con la signora Beagle. Conosci i coniugi Beagle? Va bene. Ma con discretezza, il signor Hill non deve assolutamente sentirci. Conosco il signor Hill.
È stato molto gentile quando i troll l'hanno attaccato. Ah, è una brava persona, ma non capirebbe la situazione con Harlow. È iniziato tutto settimane fa. Ero distratto, stavo leggendo un biglietto, quando tu sai chi è entrato in negozio. Ho nascosto il biglietto dietro il bancone e mi sono offerto di aiutarlo. Mi ha fissato un attimo, poi mi ha chiesto di controllare un ordine che aveva fatto. Quindi sono andato in magazzino a controllare, ma l'ordine si è rivelato inesistente. Quando sono tornato, teneva in mano il biglietto. Cosa c'era scritto? Era un biglietto da Rosie Hill, la figlia del signor Hill. Vedi, 6 mesi fa noi ci siamo fidanzati in segreto. Non lo abbiamo ancora detto al signor Hill, ha speranze più grandi per lei. Harlow mi ha detto senza mezzi termini che la mia relazione con Rosie, per non parlare del mio lavoro qui, dipendevano dalla mia disponibilità ad aiutarlo. Che cosa le ha chiesto di fare? È successo tutto molto velocemente. In un attimo ha preso una sciarpa molto costosa, se l'ha infilata in tasca e ha sorriso. Mi ha detto: il tuo segreto è al sicuro fin tanto che posso regalare alla mia amica tutti i capi di lusso che desidero. Finora sono riuscito a camuffare le sue richieste attraverso un po' di contabilità creativa. Ma non posso continuare così e sono terrorizzato all'idea di dire qualcosa. Non posso vivere senza Rosie. Mi servirebbe qualche informazione in più sul biglietto, così che possa riconoscerlo nel caso dovessi incapparci. È scritto sulla carta intestata di Rosie. C'è anche il suo monogramma in alto, RH, così il signor Hill avrebbe saputo che era vero. Come ha fatto a tenere segreto il ricatto? Come ti ho detto prima, contabilità creativa. Ho anche cercato di coprire i costi usando i miei risparmi, ma si stanno esaurendo. Ovviamente niente di tutto questo rema a favore dei miei sforzi di migliorare la mia condizione ed essere degno di Rosie. Il giorno dell'attacco dei troll ho conosciuto il signor Hill. È stato gentile, perché non gli parla? È un uomo adorabile, ma quando si tratta di sua figlia perde la ragione. Lo vedrebbe come un tradimento da parte mia. Perderei all'istante il lavoro e anche Rosie. Grazie per avermi parlato. Sto raccogliendo delle prove per farla pagare ad Harlow. Vorrei solo vederlo marcire ad Azkaban. Fai attenzione con lui, è un essere spregevole e molto, molto pericoloso. Per quanto riguarda la lettera di Rosie, se mai dovesse trovarla, io la so a memoria. Distruggila pure appena la vedi. Ho capito. Ora sbrigati prima che torni il signor Hill. A che punto ero? Siamo sulla strada giusta. Resta solo l'ultimo degli amici del signor Beacle. Nella mia sala comune c'è sempre un grande... Agabus Filbert deve essere qui da qualche parte. Salve. Chiedo scusa, signor Filbert. Possiamo parlare dei suoi affari con Theophilus Harlow? Sto cercando di recuperare delle prove contro di lui per donare un po' di pace alla signora Beacle. Una fine tragica quella di Beacle. Voleva che denunciassi Harlow per un atto di violenza commesso ai miei danni. Ma io temevo ritorsioni da parte di Harlow. Così ho rifiutato. Se avesse denunciato Harlow come le aveva chiesto il signor Beacle, forse ora quel furfante sarebbe sotto chiave. Forse. O magari... mi sarebbe aspettata la medesima sorte. Ha detto che Harlow ha commesso un atto di violenza contro di lei. Può dirmi che cos'è successo? Poco prima che venisse a mancare mia moglie, la splendida Dulcibella, aveva scritto un piccolo libro di poesie. Come sorpresa per il suo compleanno, che purtroppo però non abbiamo potuto festeggiare, glielo avevo fatto rilegare e placcare in oro. Un giorno Harlow è venuto qui, intenzionato a punirmi per aver denunciato quei trogloditi che lavorano per Rookwood. Prima di poter reagire, mi sono ritrovato pietrificato e, frugando in casa mia, Harlow ha trovato il libro di poesie con la sua preziosa placatura in oro. Sono rimasto a guardare impotente, steso all'ingresso, mentre lui se ne andava con quel libro, ridendo beffardo.
Sono tuttora molto scosso per l'accaduto. Immagino che tema un'altra rappresaglia di Harlow, ma le dispiace se condivido queste informazioni con l'agente Singer? Ah, suppongo di non avere scelta. Questi ricatti non possono continuare per sempre. Informa pure chiunque possa aiutarci. Ad Harlow non piace chi parla, come già sai. Ho parlato con gli amici del signor Beagle. Ora devo trovare Natty. Strano che Natty sia in ritardo. Ha detto che voleva andare alla testa di porco. Magari la troverò lì. Natty deve essere qui da qualche parte. Revelio! La bacchetta di Natty. Lei sa lanciare le magie anche senza, quindi forse voleva che la trovassi. È nei guai. Revelio mi aiuterà a scoprire dove l'hanno portata. Gli studenti impiccioni hanno sempre quel che meritano. Revelio. Devono aver portato Natty da questa parte. Non c'è tempo da perdere. Le impronte conducevano a questa stanza. Deve esserci un modo per procedere. Revelio. Segreta. Devono aver portato Natty da questa parte. Non c'è tempo da perdere. Devo assolutamente fare in modo che non mi vedano. Qualcuno là fuori?
Il libro di poesie sottratto ad Agabus Filbert. Sarà molto felice di riaverlo. Rebelli. Rebellio! Dobbiamo parlarle di nuovo. Incendio! Se ci sono vedi nuovo! Rebellio! Combatta! Decidano che hai scuola! Incendio! La lettera d'amore di Otto Dibble per Rosie. Mi ha chiesto di distruggerla se l'avessi trovata. Rebellio! Notti deve essere qui, da qualche parte. Allo, Mora! Signor Rabe, Dickie mi ha detto che è stato rapito. Hai parlato con mia moglie? Come sta? È preoccupata per lei. Sta bene? Sì, sto bene. Grazie di essere qui. Queste serrature sono maledette e c'è una fattura antimaterializzazione sulle celle. Neanche la magia senza bacchetta di Natti può liberarci. Devi trovare la mia bacchetta. Ho trovato la sua bacchetta. Ben fatto. Sapevo che era qui vicino. Ora è meglio che ti allontani. Le maledizioni sono imprevedibili quando vengono spezzate. Confringo! Grazie, signorisco. Non c'è di che. E grazie mille a te. Dobbiamo le nostre vite al tuo coraggio. Forse sono troppo debole per smaterializzare tutti e tre, ma posso provarci. Vada pure e avverta l'agente Singer. Troveremo una via d'uscita per conto nostro. Molto bene, ma fate attenzione. E grazie ancora per avermi salvato. Preparati a combattere.
Gli Ashwinder devono pagarla cara. Revelio! Cerchiamo la gente. Mettiamo fuori gioco Arlo una volta per tutte. Natsai Unai. Avrei dovuto saperlo. E tu, l'ammazza troll. Per fortuna siete incolumi. Iskoreib mi ha detto che una coppia di studenti lo aveva salvato. Dovevo saperlo che eravate voi. Il signor Reib sta bene? Sì, l'ho rimandato a casa da sua moglie. Signorina Onai, tua madre non sarà felice nell'apprendere che rischi la vita inseguendo soggetti notoriamente pericolosi. In realtà, agente Singer, io e Natti abbiamo scoperto che diversi abitanti di Hogsmeade sono stati minacciati dagli Ashwinder. Oltre ad aver rapito il signor Reib per ricattare sua moglie e Natti, Rookwood e Arlow hanno anche estorto denaro ad Agabus Filbert e Otto Dibble. Condurrò le dovute indagini. Quanto a voi due, apprezzo quello che state facendo, ma state correndo troppi rischi. La prossima volta vi prego di lasciare gli Ashwinder alle autorità. D'accordo, agente. Ha abbastanza prove per incriminare Arlow e gli altri uomini di Rookwood? Sicuramente è un buon inizio. Ma da ora in poi me ne occuperò io. Natsai, faresti meglio ad avvisare tua madre prima che le parli io. Mia madre non sarà felice. Grazie ancora per avermi salvata. Parleremo presto. Chiave per salvare Anne, ne sono certo. Vediamoci alla miniera di Feldcroft, appena puoi. Forse so dove possiamo trovare i centauri per chiedere loro di proteggere i pulcini. Vediamoci nella foresta proibita. Gli Ashwinder hanno smesso di perseguitarmi. Sospetto ci sia il tuo zampino. Io e Rosie ti ringraziamo di cuore. Sai, stiamo per partire per la luna di miele, ma prima dovremo dire al signor Hill del nostro recente matrimonio. Augurami buona fortuna.